La capacità di monitoraggio è aumentata, ma l'incidenza comunque rimane alta. L'emergenza coronavirus non abbandona di certo la provincia di Belluno, tra i territori più colpiti in un Veneto in cui l'ormai famosa curva dei contagi non ha ancora registrato la desiderata discesa. Il confronto con la prima ondata è inevitabile, ma va fatto con un'avvertenza. Il numero di tamponi effettuati in aprile si assestava sui 400 al giorno, mentre ad oggi si viaggia su una media di 1100 molecolari e 1300 antigenici ogni 24 ore. Ciò non toglie che per la sanità sia un momento impegnativo. Nella prima ondata abbiamo avuto come punta massima di positivi 724 positivi il 25 aprile ed oggi siamo invece a oltre 5.000 persone positive. Per quanto riguarda invece le persone in isolamento, il 4 aprile abbiamo avuto 1.392 persone isolate in quarantena, mentre oggi siamo a oltre 6.500 persone isolate. I ricoveri in terapia intensiva, il 29 marzo, il giorno di punta nella prima ondata, 10 ricoveri e il 27 novembre abbiamo avuto 15 ricoveri in terapia intensiva di pazienti Covid. Mentre per l'area non critica abbiamo avuto il 27 aprile 94 ricoveri, mentre attualmente abbiamo oltre 140 pazienti in area non critica, a cui si devono aggiungere oltre 60 pazienti negli ospedali di comunità. Nel frattempo l'effettuazione dei tamponi non si può assolutamente fermare. Fino al 23 dicembre a Belluno rimarrà aperto solo il punto test del San Martino dalle 7 alle 24. Dal 21 dicembre il drive-in di Agordo sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17. Sono state inoltre aggiunte delle sessioni di tamponi ad accesso libero anche a Cortina, Stadio del Ghiaccio, il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.